Buonasera e bentrovati agli amici della Crazy Lions di Gioia Tauro. Buonasera, Franco Ritrovato, uno dei fondatori, anzi il fondatore della Real Gioia, che poi ha cambiato denominazione come Crazy Lions. Dico bene a Maria Pia Trapani, giusto? Sì. Ok. Fino a 5-6 anni fa eravamo Real Gioia, oggi siamo SD Crazy Lions. Perfetto, Scegliamo giustamente. salutiamo anche Peppe Meriello, uno degli istruttori di quest'anno, di questa stagione, Buonasera Umberto. arrivato da poco alla Crazy Lions. L'ultimo arrivato. L'ultimo arrivato. Perfetto, Franco. Allora iniziamo da te, Franco. Ci racconti un po' com'è nata l'idea di fondare una società parecchi anni fa. Ti ricordi quanti anni sono passati? Sì. Noi abbiamo iniziato come Real nel 96. Abbiamo fatto 23 anni di Real, partendo dal settore giovanile, dalla terza categoria, per approdare in promozione l'ultimo anno, il penultimo anno che abbiamo fatto. Poi abbiamo fatto un anno di prima categoria, ma a quel punto non c'erano più le condizioni per continuare, anche perché ero io, mio fratello, e si era un pochettino stancato, pure, insomma, non avevamo più quello spirito degli anni precedenti, forse nemmeno l'età, sicuramente l'età non ce l'avevamo più. Quindi abbiamo deciso di proseguire solo con il settore giovanile, insieme a Maria Pia. La chiamo Maria Pia perché è famosa ormai, solo basta dire Maria Pia in Calabria e sanno chi è. Non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. Quindi abbiamo deciso Grazie Presidente, troppo simile. di continuare solo come settore giovanile, perché avevamo un settore giovanile abbastanza numeroso e ci dispiaceva perderlo, perché abbiamo ragazzi e noi diciamo sono venuti con il pannolino e ora ancora giocano con noi. Sì, ma È la verità, è la verità. è la verità, qualcuno veramente aveva ancora il pannolino Sì. e poi ancora rimane qua con noi. Quindi abbiamo deciso anche di cambiare nome per dare un entusiasmo diverso. Ormai quel Real era finito, non c'era più. Quindi abbiamo pure deciso di cambiare il nome. Il nome Si è spostato completamente. lo spiego così. Sì, bravo, Noi infatti è abbiamo quello che stavo chiedendo. Sì. Crazy Lion. Lion sta per leone, che il leone era il simbolo del Real. Infatti abbiamo voluto tenere questo sia logo che nome. Crazy perché siamo pazzi. Io di meno, Maria Pia qualcosa in più, quindi abbiamo deciso di Aggiungo fare la pazzia che ci la lega alla pazzia che c'è. passione, ecco, che Sì, abbiamo per pazzia in questo questo senso, sport sì, in questo e fare senso. ciò che facciamo oggi, che comunque è un periodo difficile per fare questo, soprattutto in piazze non tanto grandi come popolazione e come abitanti. Certo, però Maria Pia, che tu da donna quale sei, e comunque avere a che fare sempre con maschietti, come ti trovi in questa? Faccio un passo indietro allora, mi hai fatto una domanda e faccio un passo indietro. Io inizio con Franco e la Poi famiglia, inizio con Franco e la famiglia di Trovato 12 anni fa. Mi chiamano per i settori piccoli, per i ragazzi piccolini, quindi primi calci e piccoli amici. Inizio come istruttrice, diciamo, non mister di piccoli amici e primi calci. La necessità, il cambiamento mi porta a prendere i pulcini prima e avere forse la fortuna o i ragazzi talmente bravi con il primo anno di mister dei pulcini arrivo a fare, all'epoca ancora la federazione faceva le finali per quanto riguarda le categorie dei pulcini e arrivo a fare la finale con la regionale con i pulcini. E Umberto, a 3 minuti dalla fine perdo 2-0.
Franco mi dice che sono fortunata forse, ma chiamo un time out e vinco la finale dei Pulcini 3-2. Da lì ci sono state 7 anni di vittorie e forse oggi, se non sbaglio, Presidente, correggimi, sono il mister più titolato a livello di Real e Crazy Lions. Certo, è stato difficile perché quando sono arrivata a Gioia Tauro, piazza difficile, ero, passami il termine in dialetto, a Fimmana che allenava i mascoli. Appunto. E quindi è stato difficile farmi strada, ma diciamo che nella vita le cose facili non mi sono mai piaciute, quindi le sfide mi affascinano e ho voluto dire la mia. E penso che oggi, se abbiamo il numero che abbiamo di bambini alla scuola calcio, qualcuno che crede in me, in Franco, nella società e di conseguenza in tutti i miei istruttori, c'è. Cioè, noi oggi abbiamo oltre 120 ragazzi, abbiamo tutti i settori giovanili fino ai giovanissimi e abbiamo una squadra di calcio a 5 femminile. Non è facile, non è facile neanche quello, perché comunque sai bene che la mentalità è quella che è, il calcio donna. Sono pochi anni che sta prendendo, soprattutto in Calabria, spazio. Quindi fare anche una scuola di calcio femminile per noi è motivo di vanto. Se Beh, non, sicuramente. Da quest'anno c'è anche ad aiutarvi l'amico Peppe Mariello. Peppe è una persona che ho più che altro ho scelto io. Diciamo che io e Franco ci supportiamo e ci sopportiamo, quindi difficilmente una decisione che prendo io viene contestata da Franco o O una che viceversa. prende lui viene contestata da me. E Franco Peppe non lo conosceva se non per trascorsi di partite magari contro in altre società. Io lo conoscevo, siamo amici da tanti anni, quindi diciamo che negli anni noi cerchiamo sempre di migliorarci. Quest'anno abbiamo fatto un bel po' di cambiamenti, abbiamo ingrandito lo staff, quindi prendendo Peppe, abbiamo ingrandito la società prendendo una struttura in gestione che sono i campi di Zappia che vantano un campo di calcio a 9 e 3 di calcetto. Quindi cerchiamo anno dopo anno di investire per i nostri ragazzi. Diciamo che ce lo permette di fare la passione perché ognuno di noi la mattina si alza e va a lavorare. Quindi non viviamo di calcio, viviamo di lavoro e facciamo calcio per passione. Quindi quel poco che riusciamo ad ottenere lo investiamo sempre per i ragazzi. Poi cerchiamo di fare sempre bene. Sicuramente tutti sbagliamo e qualcosa forse sbagliamo anche noi, sicuramente. Chi non sbaglia, chi non sbaglia. Peppe, tu quindi sei al primo anno, dicevamo, della Crazy Lions. Immagino che ti trovi bene. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti con Franco Ritrovato e Maria Pia Trapani. Come diceva Franco, e Cresi pazzi, un altro pazzo mancava, quindi mi sono un attimino allineato alla politica, diciamo così. Sì, io ho sposato questo progetto perché Maria Pia un attimino mi aveva corteggiato negli anni, diciamo così, però mi è piaciuto tanto il progetto che hanno, me ne sono accorto pure io, voglio dire, ero un po' un attimino impaurito a settembre perché non, sai, esci dalla tua zona comfort, vieni, ti confronti con un'altra realtà, ti domandi ma i bambini mi accetteranno, non mi accetteranno, saprò dimostrare un attimino. E l'altro giorno commentavo un po' con Maria Pia, sono contento perché ho bruciato un po' le tappe, quindi sto ricevendo effettivamente tante soddisfazioni, questo sì. E da quest'anno tu sei pure, hai preso il patentino, mi pare, UEFA B, mi Sì, nel pare, giusto? frattempo ho finito l'altro corso, quindi grazie anche a Franco e a Maria Pia che mi hanno supportato. Altri 4 mesi un attimino duri con gli orari, quindi associare allenamenti, corso, allenamenti e lavoro, però qualche sacrificio ci sta e quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo finale, diciamo così. Bene, bene. Diciamo, Franco? aggiungo, scusami Umberto, Sì, no, aggiungo che dimmi, dimmi. secondo me il calcio deve essere fatto da persone che hanno Competente. voglia di migliorarsi tutti gli anni.
se questi corsi li fanno è perché un istruttore, un mister deve crescere, no? Io penso che ci sia sempre da imparare. Io sono da ho 37 anni e 30 che sono nel calcio. Ho giocato prima come giocatrice e allenato dopo. Ho passato io stessa tanti allenatori, quindi dai allenatori di vecchio stampo che avevano quell'ideologia di allenamenti, ad oggi è cambiato tanto. Quindi secondo me se uno non si migliora e comunque non va a fare i corsi, tra virgolette, di aggiornamento, non può essere d'aiuto per i ragazzi. Non si può essere convinti di sapere già tutto, non c'è un saper tutto, ma penso nel calcio come niente. Quindi uno deve cercare sempre di stare al passo con i tempi e aggiornarsi sempre di più. Beh, certo, indubbiamente, indubbiamente. Questo è una cosa, diciamo, certa questa. Franco, dall'alto della tua esperienza, questi ragazzi, da quando tu hai iniziato ad oggi, cosa è cambiato? Ma è cambiato molto, guarda, già il modo di fare calcio dei ragazzi. Io mi ricordo quando ho iniziato diversi anni fa, c'erano dei ragazzi che per l'allenamento saltavano dalla finestra della loro casa, nascosti dal padre, per allenarsi. Adesso è diventato, cioè l'allenamento è diventato è come una lezione di ballo, musica, inglese, è un'attività che i genitori fanno fare ai bimbi. E Un riempi allora pomeriggio. se il bambino è piccolo lo portano nel... Un riempi pomeriggi. Come? E lo porta? Sì, riempi pomeriggi, sì, ludoteche, non... Ci sono sempre le eccezioni, ragazzi che veramente vogliono giocare, hanno voglia e hanno voglia di sacrificarsi, ma la maggioranza sono, l'ho detto, se sono piccolini li iscrivono al basket perché è al chiuso, poi ad aprile fanno calcio perché il tempo lo permette, quindi non hanno la passione, forse la passione ce l'hanno, ma non hanno quelle caratteristiche che avevano i ragazzi degli anni 70, 80, che cioè, si giocava, era tutto diverso, era un altro modo di C'era più giocare. Non voglia. esistevano le scuole calcio, non esistevano No, le scuole secondo me calcio. c'era Oggi i meno, ragazzi. Alberto, non c'era più voglia, perché la voglia ce l'hanno i ragazzi, e che c'era meno. Oggi ci sono tante distrazioni per i ragazzi Ecco, troppe distrazioni, e ormai. quindi non gli manca niente. E diciamo che soprattutto quando arrivano a un'età, chiamiamola da adulti, che poi non è da adulti, le tante distrazioni magari non gli fanno portare avanti delle passioni, fino a che arrivano alle categorie giovanissime, quindi 15-16 anni, ancora poi magari versi Ma 17-18. scusa, già in queste categorie già trovi delle difficoltà, già nei giovanissime. Non ti dico gli allievi o le juniors. Te l'ho detto, non, no, quando, negli anni 70, 80 si giocava per strada e adesso non si gioca più. Non era, io mi ricordo che al Cesare Giordano non ti facevano nemmeno entrare. Nel terreno di gioco non entravi, mi ricordo Scoglio quando allenava Scoglio a Gioia, quindi sono abbastanza grande d'età, eh? Quindi mi ricordo Scoglio non faceva entrare nessuno dentro il campo. Adesso i ragazzi Presidente, quando non vanno a sei giocare grande d'età. in un campo di terra battuta trovano gli sembra strano, cioè come in terra battuta, in terra battuta. No, ora Hanno sono anche abituati quello. tutti al sintetico, al calcetto, e purtroppo non sono diversi, non dico peggiori, ma diversi. Hanno Certo. altre attività, ormai se hanno una festa, vanno a una festa, se hanno devono andare al Non cinema, vanno al cinema. conoscono Non, il eh, sacrificio, secondo me non, questo. eh, eh, con l'allenamento la partita è una Ma non è conseguenza. solo Poi, il calcio, non hanno proprio il no, senso del in tutto. sacrificio, forse perché comunque io sono, Franco dice che è grande d'età, io dico che lui è diversamente giovane.
diverso. Grande Bravo. età. Grazie, ti ringrazio. Sono d'accordo. Io sono un po' meno grande di età di lui, però io già vedo la differenza con la mia epoca, no? È proprio la mentalità che è cambiata, ma già 5-6 anni, da generazione in generazione, le mentalità cambiano. Oggi i ragazzi di oggi non devono lottarsi niente, non hanno lo spirito di sacrificio. Alla fine uno scrocchio di dita e hanno i genitori sempre dietro le spalle che li accontentano. Quindi forse questo gli fa vivere anche poi gli impegni, perché quando tu inizi a fare qualsiasi tipo di sport, o comunque scuola di inglese, di ballo, è un impegno che prendi, quindi dovresti avere la serietà di portarlo al termine. Noi in questo siamo fortunati, perché fortunatamente noi abbiamo, come diceva Franco all'inizio, un gruppo di ragazzi che ci segue da tanti anni. I giovanissimi di oggi sono i nostri primi calci di 8 anni fa, quindi anzi piccoli amici. Quando sono arrivati al campo rotolavano, non facevano calcio, stavano nel campo e facevano le capriole. Oggi sono i nostri giovanissimi, quindi fortunatamente abbiamo un buon numero di ragazzi che ci segue, anche grazie alle famiglie, perché comunque sono famiglie che le seguono, che gli danno i valori giusti e gli fanno capire che comunque è importante portare a termine qualcosa che si deve fare. Inizia un percorso e si deve portare avanti il percorso che si va ad iniziare, appunto. E Peppe, tu sei stato giocatore, ora se invece... Parola grossa, sì, in effetti parola grossa, con i tuoi piedi, dai. No, eri bravo. Bravo, sempre... bravo. No, ma ancora adesso gioca con me. Fa la sua brava figura, dai, non diciamo... Quindi vabbè, era no. dimmi Franco, dimmi. No, mi associo a quello che dite voi. Diciamo io non l'ho mai visto. Ci divertiamo, non l'ho mai visto giocare. Io non l'ho mai visto giocare. Un minuto e mezzo con la squadra delle ragazze, quindi faccio un minuto e mezzo il primo tempo, un minuto e mezzo il secondo. E ha segnato 2 gol, per questo l'ha detto, dai, che io dovevo dirlo io. È preparata, questo è preparato, dovevo dirlo io. Ha fatto 2 gol in 3 minuti. Beh, bravo. E quindi dicevo, Peppe, tu sei stato appunto giocatore, qual è la differenza tra allenare e invece giocare? Umberto, io vi devo abbandonare. Sì. Poi, magari... Rientro dopo. Va bene, tranquillo. O vi lascio. Rientro tra 5 minuti. Sì, vai tranquillo, okay. Vai tranquillo. Però non c'è bambino. E dicevamo allora, Peppe, la domanda era più facile allenare o... La differenza la noti. Capisco quando chi mi allenava mi diceva determinate cose e io facevo determinati comportamenti. Ora li pretendo io da questi ragazzi, quindi capisco un attimino quello che facevo di sbagliato, quindi effettivamente c'è la differenza, c'è dall'altra parte della barricata, c'è, si vede, si sente, questo sì, però sì. Tento di trasmettere quei valori e quelle abitudini che comunque servono anche nella vita quotidiana, non solo dentro al rettangolo di gioco. Avere la possibilità di allenare nei campetti che avete preso, i campetti Zappia, ricordiamo, è più facile perché c'è il sintetico, quindi magari i ragazzi si trovano meglio? Sicuramente sì. Sì. Io che vengo dalla realtà di Torrenova, purtroppo con la terra battuta, ancora oggi mi confronto con qualche ex collega, amico, diciamo, noto anche la differenza quando vai ad impostare qualche lavoro per i bambini, per i ragazzi, vai a lavorare completamente in modo diverso, perché effettivamente, diciamola tutta, nel 2023 vedere ancora realtà in terra battuta, non, secondo me non si possono più vedere, quindi si va solo a migliorare con queste strutture, con i campi normali, voglio dire, in sintetico o in erba. Ecco. Umberto, diciamo che non è facile avere i campi in sintetico. Innanzitutto perché le nostre amministrazioni comunali, le strutture che abbiamo, l'80% oggi sono ancora in terra battuta o in finta erba, come la chiamo io.
avere una struttura in sintetico significa per una società investire. Investire significa avere dei costi non indifferenti a fine mese. E non tutte le piccole e medie società come siamo noi riescono a farlo. Noi oggi abbiamo la fortuna di riuscire a farlo perché magari forse togliamo a noi perché abbiamo qualche piccolo amico che ci aiuta e allora riusciamo, però per una piccola società non è facile dire domani vado e prendo il campo in sintetico perché ci sono delle Sicuramente. spese non indifferenti. La gestione di una struttura come quella di Zappia, un campo di calcio a 9 e che poi sono 3 di calcio a 5, non è facile, non è facile, anche perché voglio dire. Non hai niente di chiuso, dici sì, magari la puoi affittare al chiamiamolo civile che viene a farsi la partitella, però ci sono settimane che partite non ne fai. Non è Infatti, non riesco. una cosa E facile. ci Quindi sono, e capisco le spese anche ci le sono società comunque. che si avvicinano ai comuni per cercare di avere strutture, tra virgolette, gratuitamente. Non siamo nei paesi, non c'è professionismo, no? Io mi permetto di farti una differenza. Io quest'anno sono no, quest'anno Abbiamo perso Maria Pia. è Abbiamo perso Maria saltato. Pia, Ci eccola sei? qua, l'abbiamo recuperata, sì. 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 Io da qualche Io ti da stavo tre facendo anni appunto la domanda appunto sul ruolo che occupi tu nella regina. Io da quest'anno sono allenatrice dell'Under 17 nazionale e dell'Eccellenza. Diciamo che l'Eccellenza è un progetto targato, tra virgolette, Maria Pia, perché ci ho creduto tanto e l'ho voluto. È un progetto di ragazze giovani, molto giovani, forse troppo giovani, però in cui io credo. E quest'anno abbiamo cercato io insieme al mio staff e tutto l'altro gruppo che si occupa del settore femminile a Reggio Calabria di far crescere questo movimento. Oggi vantiamo quasi 100 tesserate tra piccoline e grandi. Scegliamo di fare una prima squadra di ragazze giovani. Io gioco in prima squadra con tutte ragazzette del 2006, 2007, 2008 e solo 3-4 under. Anzi, over, chiamiamole così, che servono più che altro a fare spogliatoio e gruppo. E mi sto cacciando parecchie soddisfazioni. È bello vedere per me, ex calciatrice che faceva i chilometri, diciamo che loro godono dei sacrifici nostri. È vero che oggi la nazionale femminile ha portato tanto avanti il calcio femminile a livello nazionale. Ma è anche vero che prima di loro ci sono state ragazze come me che facevano i chilometri in gironi unici di Serie B, Serie A2, Serie C, senza una lira in tasca, a spese loro. Eppure eravamo all'epoca, quando giocavo io, 13-14 squadre in Calabria di calcio a 11. Era un movimento che era andato quasi perso e che oggi, grazie al fatto che sia entrato nel professionismo il calcio femminile, lo sta aiutando tanto a crescere. Si sta recuperando, diciamo, il movimento. La mia esperienza a Reggio oggi ti posso dire che è un'esperienza positiva. Più che altro perché, torno indietro, quando parlo di crescita personale, io ho la fortuna di crescere perché alleno le ragazze, ma alleno anche i maschietti. Oggi ti dico che da donna ti dico che allenare i maschietti è molto più semplice rispetto che allenare le ragazze. Però il bello è questo: se ti metti in gioco e hai voglia di imparare, tutte le esperienze che fai nella vita ti servono a migliorarti. Entrare in una realtà come il Sant'Agata, che comunque è una squadra professionistica, una squadra di Serie B, ti fa capire che ci sono strutture e c'è chi investe nei settori giovanili. Però ti devo dire la verità, ti rendi anche conto
che forse tutto quello che hai fatto negli anni non è professionismo, ma voglio ora essere un poco, come dire, vantare la mia di realtà, lo è quasi, se non altro a livello organizzativo. Eh beh, certo. Nel frattempo abbiamo recuperato Franco. Sì, ogni tanto lo perdiamo. Sì, ogni tanto l'abbiamo recuperato, bene. Mi avete ritrovato. Abbiamo ritrovato Franco. Mi avete ritrovato. Io scusa, allora... io ne vorrei dire una cosa, ne approfitto. Noi, tra le tante cose che organizziamo, nel mese di aprile organizzeremo un torneo regionale, che è la decima edizione, Real Cup. Spero che ci onorerai della tua presenza. Ma io, sai che noi... Mi ascolti? Sì, io ti sto ascoltando benissimo, ti dicevo, noi sai benissimo che noi... facciamo altro nella vita, però nel tempo che abbiamo a disposizione tra famiglia e lavoro seguiamo ben volentieri queste realtà, altrimenti non saremmo qui. Lascio la parola a Maria Pia che te lo illustrerà meglio. Perfetto. Sono 12 anni che le lascio la parola. Questa è la compensazione. Guarda. Il braccio e io la mente, le parole, no? Sì, noi sono 10 anni che facciamo questo torneo, che nasce come un torneo per una sola categoria. Poi negli anni l'abbiamo migliorato. Da un paio di anni è un torneo dedicato alle categorie primi calci, pulcini e esordienti. Abbiamo avuto la fortuna negli anni di avere anche squadre importanti come Regina, Vibonese, Catanzaro. Quest'anno contiamo di avere qualche squadra di livello abbiamo sempre raccolto squadre da tutte le parti della Calabria. Stiamo provando ad avere qualche squadra anche fuori regione. È una manifestazione che si disputa su 3 giornate. Il 25 aprile di solito è la data delle finali per le 3 categorie. Non vogliamo avere grossi numeri perché poi io e Franco siamo, passami il termine, perfezionatissimi in queste cose, cioè non ci piace sbagliare. E quindi progettiamo prima per arrivare al punto di... Fortunatamente negli anni ci troviamo a dover chiudere le iscrizioni, perché superiamo sempre il numero che ci prefissiamo, quindi questa è una cosa bella perché significa che chi viene da noi, tra virgolette, sta bene e capisce che è un torneo fatto in maniera seria, ecco, dove lo spirito è sempre quello della nostra società, che è il divertimento dei ragazzi. Poi naturalmente c'è un vincitore e un vinto, però deve essere, ecco, un torneo di crescita e di confronto per i ragazzi. E quindi se il 25 sarà la finale, sarà 23, 24, 25 le giornate? No, 22, 23. Il 24 è una data che di solito, che quest'anno teniamo libera per cercare di... avere un giorno per recuperare delle partite laddove superiamo anche quest'anno i numeri, e quindi il 25 poi con le finali. Il luogo sarà Gioia Tauro ai Campetti Zappia. Sì, sarà da noi ai Campetti Zappia, quest'anno da noi perché il campo ce lo permette. Negli anni quando abbiamo avuto strutture meno adatte l'abbiamo sempre fatto affittando delle strutture più adeguate al torneo. Comunque, in questo ringrazio anche la WISP, ci tengo a ringraziare anche la WISP, perché noi da 2 anni facciamo, oltre a fare i campionati federali, facciamo parte della WISP e siamo referenti per quanto riguarda la piana, sia io che Franco.
Il torneo è a marchio nostro, ma naturalmente è sponsorizzato dalla WISP, che ci manda tutti gli anni gli arbitri ad arbitrare. Quindi ringrazio anche la WISP per il supporto che ci dà. E ti invito, rinnovo l'invito di Franco, ti invito ad esserci. Grazie, poi voglio dire la mia prima intervista è stata con te a una famosa Baby Champions. La Baby Champions, che ricordiamo, ne approfittiamo per ricordare che pure per ricordare che quest'anno si ripeterà la Baby Champions di Cinque Fronti, altro torneo molto bello da seguire con passione. Sì. Per come strutturato. Io credo che queste iniziative siano un crescere per la Calabria, quindi ben vengono se sono fatte in maniera seria e costruttiva per i ragazzi. Certo. Noi l'anno comunque scorso... via, scusami, sì. Posso anticipare già qualche ti posso anticipare pure qualche squadra che già ha dato l'adesione. Sì. Le squadre di un certo livello, c'è la Cittanovese, il Locri già hanno aderito, Promo Sport, quindi sicuramente avremo qualche squadra della Regina, perché come ben sai, tu lo sai, forse altri non lo sanno, Maria Pia allena la squadra femminile, sì, della Regina, categoria eccellenza. In questo caso tu non c'eri e noi ne abbiamo già parlato con Maria Pia, quindi ti sei perso proprio il blocco dove abbiamo parlato della Regina. 17, quindi qualche squadra della Regina ci sarà sicuramente. Poi ci saranno, c'è un'altra squadra di Lamezia, la squadra della scuola calcio di Tony Lio, che mi ha garantito che verranno. Abbiamo diverse prospettive. Qualcuna del Regino che positive. Ancora... Speriamo che esca una bella. Di solito abbiamo sempre fatto delle belle manifestazioni e penso che non deluderemo. Sarà sicuramente una bella festa per i bambini, dai, sì. Un bel ritrovarsi. Sì. Un bel confrontarsi, sì, assolutamente. Perfetto, ragazzi, non lo so, volete aggiungere qualcos'altro? Io, per me va già bene così, o volete, io starei a parlare con voi per ore, ma io sì, io una cosa ci tengo, anzi due cose ci tengo a dire. Io sono, come dice Franco, io sono logorroica, però oggi c'è Peppe qui con noi, ma io ho degli altri ragazzi istruttori con me, quindi io ci tengo a nominarli tutti, perché sono Rocco Stillitano, Francesco Stillitano, Salvatore Chiesapulli, Francesco Stillitano, il nostro, hai ragione, Francesco Stillitano ancora un ottimo portiere di categoria e il nostro preparatore dei portieri. E poi con me c'è da aiutarmi Rocco Stillitano, che fa prettamente con me i primi calci e i giovanissimi. Si affianca a Peppe, Salvatore, Crisafulli, e poi c'è il famoso Sasà o Salvatore Cavallaro, che invece è un jolly sempre pronto, fa di tutto e di più, quindi si affianca a noi. È un tuttofare, è un piccolo tuttofare della nostra associazione. Franco, me lo permetti, non so se si può fare pubblicità, Umberto, dimmi tu. Devo fare due ringraziamenti. Ma falli pure. Ringrazio Peppe Cruciani, che è il nostro mentore a livello grafico. È lui che ci fa la grafica e quest'anno ci ha anche sostenuto con dei piccoli omaggi alla società. E poi ci tengo a dirlo, ringrazio un'azienda di Pellaro, che è la Jimmy Sud, che è strano che un'azienda di Pellaro faccia aiuti un'associazione di Gioia Tauro, però così è, c'è un rapporto di amicizia e ci supportano ormai da 2 anni, ci danno una piccola mano pure loro, quindi ci tenevo a farlo questo ringraziamento, perché loro sono anche per noi ossigeno. Beh, è giusto, sappiamo bene che gli sponsor servono anche a mantenere
viva una realtà, quindi serve sempre un aiuto economico per le belle realtà. Diciamo che su Gioia Tauro abbiamo Peppe Cruciani, me ne sono dimenticato uno, era giusto nominarlo, American Food, speriamo di averlo detto giusto, Franco, American Food, sì, è giusto? Franco? No. Sì, certo. No, dico, American Food, il nome è giusto? Come, scusa, no? American non ho Food, sentito. Il nome è giusto? C'è un ritardo, sì. C'è un ritardo nella... Vabbè, nella... comunque no, sicuramente sì. David American Food. Davis American Food, quindi... Sì, è un altro nostro... Amico, diciamo così. Amico, sponsor, amico. Ci dà sempre una mano. Sì, è un amico del Crezzi. Un amico del Crezzi. Abbiamo diversi amici, abbiamo molti amici. E vabbè, ma perché meritate, evidentemente meritate tanta vicinanza da parte delle persone. È giusto così, quindi. E poi l'ultima cosa, ci tengo a ringraziare te, che ogni volta che ti chiamiamo sei sempre un nostro carissimo amico e sei sempre disponibile a intervistarci. Ma noi vorremmo chiudo con l'ultimissima cosa che ci tengo a dire. Noi abbiamo una squadra femminile di calcio a 5 quest'anno, abbiamo delle ragazzine molto piccole che giocano perché le prendiamo in una piazza come Gioia Tauro che ti assicuro che è difficile far capire ai genitori di portare le femminucce a giocare a calcio, ma noi ci riusciamo perché ne abbiamo anche un bel numero e partiamo dalle piccolissime, dai primi calci abbiamo femminucce. Motivo di vanto è una che... Quando è arrivata sua mamma gli voleva mettere il tutù, era una vecchia primi calci e usciva con la palla dal campo e la mamma mi diceva non è portata, che è Carlotta Saverino, una mia 2010 che ho dato in prestito alla categoria Under 12 della Regina per fare un torneo molto importante che si chiama Danone Cup, che è un torneo di carattere nazionale, il torneo più importante ad oggi a livello femminile per i settori giovanili. Quindi anche una piccola chicca anche per l'associazione. Diciamo che ne abbiamo tante chicche, perché da noi sono uscite tanti giocatori che oggi giocano in Serie D, ma non o comunque anche qualche piccolo campioncino che oggi abbiamo dato alla Regina, però non ci piace fare sport per questo. Noi facciamo sport e poi il resto, le soddisfazioni ce le danno i ragazzi quando sono sui campi, è importante. Però questo di Carlotta ci teneva a dirlo perché è bello vedere anche andare avanti le ragazze. Perfetto, bene, è giusto dare il merito anche a Carlotta alla sua bravura. Che fa la differenza tra i maschietti, quindi. Addirittura, quindi. Questo. Ed è tutto sì. Dire questo. Sì, 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 gioca sotto età dei giovanissimi, quindi. Bene. Sì, ragazzi. Gioca nei giovanissimi maschili. Bene, avremo modo di vederla sicuramente all'opera allora, dai. Va bene, io vi ringrazio, vi auguro veramente tutto il bene del mondo e continuate così perché state facendo veramente bene. Ci rivedremo presto sicuramente in qualche campo. Sicuramente. E niente, di nuovo... Grazie a te Umberto. Grazie a te per l'ospitalità pure. Niente, ci aggiorniamo ragazzi, grazie. Ciao. Ciao. Arrivederci.